Fatboy Slim, sempre con grande ritmo le trasmissioni di Antonino Danna. Antonino, la linea a te e ad Alessio Musella. Oh, senti, è venerdì sera anche per me e allora sono tornato a questo lontano 1998 Rockefeller Skank di Fatboy Slim, ma noi abbiamo il nostro Fatboy Slim, il nostro DJ dell'arte, quello davvero cool, che fa ballare tutti, anche perché è uno che quando parla di arte sa benissimo quello che dice. Ale Musella, ciao Ale. Con una presentazione così, cioè, grazie mille, pago il caffè. Ah, è buono, un caffè ci è uscito, meno male, meglio di niente, dai, forza e coraggio. Allora, maestro, stasera dove ci porti? A riflettere di cosa? Allora, prendo spunto da, ti ricordi abbiamo parlato di Andy White London, no? Che è questa, questa piattaforma dove verranno vendute in tutto il mondo delle riproduzioni su carta fine art, in stile in fine art, cioè qui è una tipologia di stampa di estrema qualità, numerate, e questo cosa vuol dire? Che a un certo punto, siccome io sono il responsabile dell'artistico per l'Italia, iniziamo le selezioni. In questo caso questa operazione qua non chiede soldi agli artisti, però chiede determinate caratteristiche. Quelle tecniche evito di dirle perché sennò diventa magari palloso, però anche su questo, anzi no, le dico perché prendo lo spunto da questo proprio per raccontare un po' di cose. Allora, quando si parla a livello professionale, no? Professionale vuol dire che è una professione per cui chi acquista o chi si propone che fa certi servizi normalmente fa una consulenza o quantomeno poi deve rivendere o deve fare tutto nell'ufficialità. E qui si parla, certo, di partita IVA, si parla di ufficialità dell'opera, anche perché, attenzione, il collezionista che acquista dall'artista diretto deve comunque, anche in questo caso, deve chiedere il certificato di garanzia, deve giustificare l'acquisto, perché quando si parla purtroppo di nero, che è più facile, nel momento in cui un collezionista vuole andare a rivendere l'opera, ha difficoltà, perché non riesce a giustificare l'acquisto. Non riesce a dimostrare quanto l'ha pagato, se non con scritture private, e di conseguenza sul mercato poi si creano delle difficoltà, perché chi è che comprerebbe poi un'altra un'opera se non è certificata e se non è autenticata? E non è tra l'altro ufficializzata, il che vuol dire che deve avere un passaggio ufficiale. Allora, per questo ci sono le gallerie, si sa che sono sempre state pro per certe cose e contro per altre. Ci sono le gallerie che lavorano molto bene, delle gallerie che lavorano un pochino alla carbona. Però la galleria, quando lavora bene, certifica, per cui riesce in qualche modo a risolvere il problema dell'artista che magari non ha la partita IVA. Perché? Perché il problema fondamentale che ci siamo accorti con Andy White London è che molti artisti non hanno, perché questo lo sapevo anche prima, però a maggior ragione quando c'è un contratto che devono filmare in una certa maniera, e poi c'è una vendita di un'opera o di una riproduzione, va in messa a fattura, o quantomeno deve essere tutto ufficializzato. Il fatto che poi questa piattaforma abbia base a Londra, ancora di più ha un vantaggio da una parte fiscale, perché comunque quando vendi all'estero è diverso rispetto alla vendita in Italia, però comunque devi essere sempre preciso nelle cose che fai. Allora, un artista che non ha una partita IVA, se non è appoggiato a una galleria, cosa fa? Esatto, cosa fa? Ha bisogno ovviamente sempre e comunque di qualcuno. Capisci, per cui l'ufficialità o la problematica, finché vendi 2-3 pezzi all'anno, uno può dire, vabbè, posso anche avere un certo tipo di sgravio fiscale, posso avere una cedolina, una cosa, ma quando inizi a parlare di professione, devi comunque strutturarti, e per cui devi essere pronto, perché altrimenti rischi di continuare a vendere al tuo amico, all'amico dell'amico, a quello che ti chiede il quadro in nero, piuttosto che, e per carità, magari riesci ad arrivare a fine mese o comunque a vendere, no? Per cui alla fine ti arrivano comunque dei soldi. Però poi se tu vuoi fare un certo tipo di carriera e per cui stai lavorando per il sistema arte, allora sotto questo punto di vista devi comunque prepararti, perché altrimenti ti troverai davanti, se uno ti dice ok, io lo voglio comprare però voglio la fattura, perché il vero collezionista è quello che lo compra
perché pensa di riuscire, cioè non di fare sicuramente l'investimento da una parte, dall'altra invece dice però dopo lo posso vendere, devo rivendere, per cui devo avere tutto certificato, perché altrimenti diventa poi un problema, lo tengo in casa e per carità ci sono quei turisti che tramandano quadri o opere o sculture da padre in figlio, però molto spesso poi si fa anche per fare trading, io acquisto per poi rivendere per poi guadagnare. Ok, certo. Per cui sotto questo punto di vista invece in Italia abbiamo grossi problemi, per cui la maggior parte degli artisti che non è capace, non è in grado o che non ha mai dialogato con delle gallerie, quando gli fai queste obiezioni rimangono un po' basite, perché ti dicono vabbè, allora io cosa devo fare? Ho capito, siamo d'accordo tutti che aprire una partita IVA vuol dire magari avere dei costi anche se magari non hai venduto, però uno poi deve scegliere nella vita cosa vuole fare, perché altrimenti fai lobbista. Esattamente. Allora, io non so che con questa cosa qua mi stai mettendo con gli artisti, però signori miei, questo è il discorso quando vogliamo lavorare all'estero, quando vogliamo parlare di vendita internazionale, perché altrimenti rimaniamo sempre nel piccolino e poi dopo mi dicono ma come mai io non vendo, ma come mai, oppure voglio andare a New York, no? Perché mi capita e tu dici ok, conosco New York, possiamo esporre a New York. Ma ragazzi miei, poi quando entrate, fino a quando non vendi, se non vendi ti incazzi, la prima cosa. Però nel momento in cui non vendi, non ti rendi conto di che cosa dovresti fare se ti vendi. Perché ancora peggio, se io ti porto in Israele o ti porto a New York e tu vendi, a quel punto capisci che tu non sei in grado di vendere. O se no devi farti prestare o devi trovare il modo fiscale per riuscire a farlo. Certo. Questo ti fa capire che la gente che quando glielo dici se ne accorge adesso, allora non hai mai venduto, o se no non hai mai venduto a collezionisti, o magari non hai mai avuto rapporti con delle gallerie, perché la galleria seria è quella che ti dice come si fa la parte fiscale. Poi per carità ci sono delle gallerie che non possono fatturare o che magari ti fanno fare il bonifico alla moglie perché o all'associazione. E anche qua, ragazzi miei, state attenti, c'è una galleria che chiede un bonifico per una mostra o per qualsiasi tipo di servizio e ti dice lo mandi a mia moglie, tua moglie che cosa fa? Vende borse? Ma fatevi le due domande, poi dopo non scendete dal tero, o sbaglio? Esatto, esattamente. No, perché poi dopo sai, tutti quanti sono contento, espongo qui, là, su, giù, poi dopo si rendono conto che la professione, cioè quando si parla di professione bisogna essere preparati, bisogna, il gallerista è quello che dovrebbe, e per questo esistono comunque anche i curatori, i curatori critico fanno altro, però il curatore un po' sì, ti deve avvisare, ti deve dire perfetto, in caso di vendita guarda che c'è questo da fare, e questa cosa la devi sapere prima, perché se la sai dopo, oppure devi sapere come riuscire a risolvere il problema, perché se c'è un problema mio padre mi ha sempre insegnato che ci sono tre soluzioni, però devi sapere che c'è il problema. Infatti. Perché la cosa più brutta che può accadere è abbiamo venduto, ok, hai questo, no, allora non abbiamo venduto. È la cosa peggiore che tu possa dire a un artista. Esattamente, condivido. Senti, in questi giorni di che cosa ti stai occupando? Allora, lunedì ritorno a Venezia, perché dopo David Berkowitz, che ha fatto la sua residenza d'artista all'inizio gennaio, stiamo preparando quella di Mazzaratti, per cui ritorno a Palazzo Donna delle Rose, dalla fondazione Donna delle Rose, per cui, che tra l'altro ho scritto un articolo sulla contessa, perché l'ho paragonata anche a Peggy Guggenheim, nel senso che la famiglia Donna delle Rose è veramente uno dei pochi mecenati che ci sono in Italia legati al mondo dell'arte, per cui sono molto contento di poter collaborare con loro. In più il progetto di Mazzaratti è un progetto che prende in mano le donne della Venezia da 1300 ad oggi, raccontandole una a una quelle importanti, attraverso sempre dei bambini incastonati in una sorta di scrigno del 600, per cui c'è un po' di storia, un po' di donna, un po' di mecenatismo, per cui è un progetto estremamente stimolante, per cui tra l'altro esporrà durante la biennale che adesso è alle porte di Venezia, e dopodiché farà anche lei appunto il suo
la sua residenza d'artista, per cui questa è la cosa principale. Poi, vabbè, manca ancora un po', partirà la Biennale di Vigevano dall'8 di aprile fino al 31 di maggio. In quel caso io sono consulente della comunicazione e artistico e media partner. Anche quella è una bella sfida, perché come dico spesso, quando parliamo della Biennale di Venezia è consolidata da anni e anni e anni. Quando si parte con una prima biennale, che è quella di Vigevano, bisogna avere molto coraggio, un team che funziona e comunque bisogna sperimentare. Per cui sono molto contento, perché il team funziona benissimo e sono anche molto soddisfatto. Per cui sono contento che mi abbiano chiesto di fare da quella consulente, da media partner. Per cui queste sono due cose su cui bisogna lavorare abbastanza. Condivido tutto. Senti, diciamo così, quest'anno, secondo te, quali sono i colpi che stanno venendo fuori un pochettino nel mondo dell'arte? Chi è che ci aspettiamo alle grandi aste? Chi è che ci aspettiamo come un buon investimento? Allora, sai, quando mi fai questa domanda è sempre di poter sparare grosso, piuttosto che... Allora, le grandi aste, come vedete, sono quelle che sono un po' specchietti per la lodola, ve l'ho sempre detto. Per esempio, sul gruppo di Facebook, Art Investing Group, è stato creato per poter condividere diverse cose, non soltanto quelle di cui ci occupiamo noi, no? Tra cui diverse opere di Picasso, di Dalì, oppure i vari eventi che ci sono, le mostre. E spesso volentieri la gente si dimentica che Picasso ha creato più di 50.000 opere, okay, nella sua vita. Per cui, anche sotto questo punto di vista, quando voi vedete, questo lo dico spesso, un'opera di Picasso battuta a 40 milioni, 80 milioni, ricordatevi che ce ne sono 10.000 che non verranno mai battute all'asta. E comunque quello di cui voi venite a conoscenza sono i grandi numeri, perché tutto quello che c'è sotto, se viene venduto un Picasso a 40.000 euro, non verrà mai fuori, perché altrimenti la gente inizia a fare un paragone, dice: ma come mai, cosa succede, cos'è che denota, perché ripeto, siccome sono tutte opere uniche, che cos'è che fa salire a 80 milioni un'opera e magari l'anno prima ne ha fatta un'altra che ne vale 200.000. E siccome la risposta non c'è, preferiscono non creare la domanda, perché non c'è la risposta. Esattamente. Non. Per cui, per quanto riguarda invece, allora, le aste, vi ho detto, sono comunque, e lo dico spesso, al di là dei grandi numeri, se avete opportunità di andare a vederne una, non ci sono soltanto Christie's e Sotheby's, ci sono un sacco di situazioni anche a Milano, su a Milano, anche in Italia, il Ponte Aste, per esempio, che c'è a Milano, come anche quella che c'è a Firenze. Se avete l'opportunità, andate, perché ricordatevi che in asta non ci sono soltanto i numeri milionari, potete fare degli ottimi acquisti, perché quando vanno in asta le cose è perché la persona la vuole svendere o quantomeno ha bisogno, perché altrimenti non va lì. Per cui, tolti le grosse situazioni che sono un po' da speculazione o comunque, come vi ho detto prima, hanno delle finalità meramente economiche e dimostrative, spesso trovate anche delle ottime collezioni di persone che le hanno messe all'asta, per cui quando parti di base all'asta, parti basso, non parti mai col prezzo che compresti in un negozio. Per cui non abbiate paura di andare lì, perché c'è sempre da imparare. Perché anche se non comprate niente, il battitore che spiega o comunque gli esperti hanno sempre qualcosa di importante da dire, per cui uscite che siete sicuramente più eruditi di quando siete entrati. Per cui questo è un consiglio che vi do. Certamente. Senti, Ale, che dire di più, insomma, per la prossima settimana che cosa stai cominciando a preparare? Qual è un tema che ti sconfinfererebbe trattare? La fotografia. Torniamo nella fotografia, per cui prendiamo, così ti prepari anche tu, anche se so che tu sei già un appassionato, parleremo dei, poi te lo mando ogni settimana, ti mando i nomi, però manrei piuttosto che prendiamo quattro fotografi icone del Novecento e li mettiamo a confronto. E io ho anche un po' di foto scattate di recente nelle Cinque Terre. Col grandangolo, la pellicola, insomma, sarebbe bello sentire che ne pensi. Va bene, allora avremo modo di trattarne venerdì prossimo, d'accordo? Va bene, perfetto. Grazie a te, Ale, come sempre. Un abbraccio, grazie mille, Antonino. A te.